Gentili radioascoltatori, buongiorno, benvenuti al nostro consueto notiziario della domenica mattina alle ore 11, poi vi ricordo tutte le repliche ogni ora. Ecomondo 2000, Istituto Massimo Bonella, la regia centrale a Treviso con Rosario Moreno di Stars Web Network. Dunque, una comunicazione di servizio perché sento un ritorno della mia voce abbastanza forte. Comunque, io comincio, vado avanti. Abbiamo la notizia in primo piano della nascita di una televisione in Italia, che abbiamo riportato anche ieri sera tramite una straordinaria del nostro giornale 2000. Dunque la televisione si chiama Pandora VRT, praticamente è una televisione nuova, una televisione per una, come dire, nuova informazione al cittadino italiano, un'altra visione del mondo, sicuramente un programma innovativo, dinamico, con una informazione sia internazionale che nazionale e locale, naturalmente dove c'è notizia di rilievo, aperta a ogni forma di collaborazione con la televisione regionale italiana terrestre indipendente. Quindi questo vale anche per le radio del Mestiero che possono intrappolare delle trasmissioni informative di VRT che possono interessare. Dunque, per poter vedere le prime trasmissioni sperimentali, il link è il seguente, molto semplice da utilizzare, pandoratv.org. Ecco, ve lo ripeto, è pandoratv.org. Parteciperà anche la nostra testata giornalistica Pianeta Oggi per le informazioni dal Nord-Est e anche dalla Toscana, per la zona della Val di Chiana e Val di Noccia. Dunque, Pandora TV è un'altra visione del mondo. Allora, pandoratv.org, il link per poter accedere alle prime visioni sperimentali. Ci ritroveremo alla fine della trasmissione, alla fine del notiziario. Adesso proseguiamo con alcune notizie. Innanzitutto, la trasmissione puntata in Ucraina e qui andiamo a pescare le prime notizie che ha mandato Pandora TV. Con Giulietto Chiesa, appunto, ricordo altresì che questa nuova televisione è diretta da Giulietto Chiesa, che tutti ex giornalista Rai, molto preparato per quanto riguarda la situazione della Russia e dell'est europeo, è anche europarlamentare, adesso presidente del Movimento Alternativa. Dunque, Giulietto Chiesa dà alcune spiegazioni, ve le riportiamo per quanto riguarda appunto l'Ucraina. Voglio intervenire qui sulla bufala secondo cui i russi avrebbero mandato truppe in Crimea. Più che una bufala è un certificato di ignoranza. I militari russi in Crimea c'erano già e ci sono, ma non mandati da Mosca. Adesso, bensì, ve lo ripeto, scusate, cioè non mandati da Mosca adesso, bensì, prosegue Giulietto Chiesa, come effetto di un accordo tra Russia e Ucraina siglato fin dal momento della fine dell'Unione Sovietica. Dunque ci sono legittimamente in base ad un trattato internazionale. I militari russi sono in Crimea perché a Sebastopoli c'è una base militare russa, c'è il porto strategico russo. Mettere in giro la voce che Putin avrebbe mandato i carri armati è una ignobile falsità. Chi la USA si squalifica automaticamente, ma potete stare certi, prosegue Giulietto Chiesa, che tutti i giornali e le TV del mainstream diranno proprio questo e tutte le televisioni diranno proprio questa scemenza. Ed ora abbiamo un'altra notizia da darvi, ci spostiamo in Italia, sempre estrapolata dalle news di Pandora TV, dunque giunge notizia che l'autorità di Caltanissetta hanno imposto limitazioni ingiustificate alla manifestazione di oggi attorno al MOS di Niscemi. È una nuova limitazione dei diritti dei cittadini siciliani e di tutti gli italiani che considerano giustamente la base MOSE non corrispondente agli interessi della sicurezza dell'Italia e anzi un ulteriore pericolo per tutti noi. Io andrò a Niscemi, dice Giulietto Chiesa, a manifestare pacificamente contro la guerra che i potenti del mondo stanno preparando. Vedremo quindi eventuali trasmissioni
in diretta su Pandora TV. Vedremo quindi come si organizzeranno durante la giornata. Ed ora veniamo alle altre notizie, cronaca. Dunque, Napoli, un 18enne morto a seguito di una rissa avvenuta ad Ercolano. Il giovane è giunto all'ospedale Maresca di Torre del Greco, dove è deceduto con gravi ferite d'arma da taglio che non è stata rinvenuta. Nella rissa è rimasto lievemente ferito un 17enne del posto. Su quanto successo indagano i carabinieri. Sempre cronaca, una donna di 38 anni è stata uccisa a coltellate alla stazione ferroviaria di Mozzate Como, lungo la linea ferroviaria Saronno-Varese. La donna sarebbe stata aggredita da un uomo mentre si trovava nel sottopasso. Adesso è caccia all'assassino. Notizia molto inquietante questa. Ora ci spostiamo, come vi dicevo prima, che abbracciamo anche l'informazione della Val di Chiana, ci spostiamo infatti a Montepulciano, si parla di un corso facoltativo già dall'anno scolastico 2014-2015. Al liceo linguistico poliziano si parlerà anche cinese. Il liceo linguistico poliziano inserisce nel piano di studi come opzione facoltativa lo studio della lingua cinese, offrendo così ai giovani della Val di Chiana questa nuova opportunità formativa. La scelta non trova fondamento solo in ragioni di natura strettamente linguistica e culturale, come spiega il dirigente scolastico professor Marco Mosconi, ma anche nella convinzione di dover formare i nostri ragazzi per essere cittadini del mondo e lo studio del cinese va in questa direzione. Infine, precisa Mosconi, in questa novità si rispecchia l'importanza strategica che riveste per il territorio poliziano il rapporto con la Cina, confermato dalla recente inaugurazione dell'angolo cinese, frutto di un accordo siglato tra la Biblioteca Calamandrei del comune di Montepulciano e l'Anban, istituzione del governo cinese preposta alla diffusione della lingua cinese nel mondo. Il liceo poliziano ha già programmato, in collaborazione con l'Università per Stranieri di Siena, l'Istituto Confucio di Pisa e la Biblioteca Calamandrei, un incontro per i giovani studenti neoiscritti al linguistico per la sensibilizzazione alla affascinante lingua orientale. Oltre quindi all'ormai consolidato studio delle lingue inglese, francese e tedesco, il liceo linguistico aprirà dunque il prossimo anno scolastico con due importanti novità: lo studio curricolare della lingua spagnola ed il cinese facoltativo opzionale. Rimaniamo sempre a Montepulciano. Oggi al Museo Civico Pinacoteca Crociani, in via Ricci, alle ore 17, inaugurazione della mostra fotografica Io sono, ma cosa sono? Di Patrizia Mori. Una riflessione sull'identità delle donne in 10 autoritratti, in occasione della mostra entrata gratuita al museo per le donne per tutto il mese di marzo. Ed ora veniamo al nostro approfondimento. Parleremo di ambiente. Abbiamo una notizia tratta dal centrometeo.it che ci fa veramente riflettere. Una notizia che dovremmo dare in primissimo piano nelle prossime ore. Intanto l'abbiamo inserita nel nostro approfondimento. C'è un inquinamento record mai visto, cioè ripeto, mai visto in Cina, che sta provocando gli stessi effetti di quel che avrebbe con un inverno nucleare. Vediamo di cosa si tratta. Inquinamento tremendo in Cina, tanto pericoloso da impedire la fotosintesi clorofilliana. Ciò andrebbe a influire sulla produzione di cibo, generando una serie di eventi che assomiglierebbero moltissimo all'idea di inverno nucleare. L'inquinamento ha raggiunto livelli record, non si va a scuola, non si può uscire senza mascherina di protezione, l'aria è letteralmente irrespirabile e milioni di cittadini cinesi cominciano ad ammalarsi repentinamente delle più disparate malattie respiratorie, specie nelle province meridionali. Inquinamento record dunque in Cina, il problema della cappa di smog è diventato urgentissimo da risolvere, in quanto spesso e volentieri vengono superate le soglie stabilite dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'OMS, di 6 o 7 volte. La Cina è un paese in fortissima via di espansione, ma la salute dei cittadini che contribuiscono allo sviluppo di tale economia forse non interessa molto a chi detiene il potere.
Pensate che l'OMS ha stabilito 25 microgrammi per metro cubo di polveri sottili, mentre martedì a Pechino, martedì scorso, è stato raggiunto un valore di 20 volte superiori, pari a 510. Nel caso di un inverno nucleare, lo smog associato a mancanza della fotosintesi clorofilliana e alla conseguente contaminazione delle scorte di cibo e delle coltivazioni circostanti, le grandi campagne potrebbero ben presto ad una condizione di vita insostenibile. Ma forse in Cina già lo è, e soprattutto considerando l'incredibile dato di ammalati all'apparato respiratorio e ai tumori, centinaia ogni giorno in più. Ecco, centinaia ogni giorno in più. Cioè, sono notizie queste che hanno veramente dell'incredibile. Questa è comunque la dimostrazione come l'uomo di questo pianeta non fa nulla per salvaguardarlo, non fa nulla per proteggerlo. Per cercare poi anche di consegnarlo ai propri figli e ai propri nipoti incontaminato, ma invece lo sta distruggendo. Un uomo che si sta distruggendo la propria casa dove vive. Questo è quanto emerge. E quindi con tutti questi inquinamenti vi lascio immaginare poi lo squilibrio meteorologico, tutto quello che va a danneggiare l'equilibrio naturale del pianeta, quindi con sconvolgimenti che ci potrebbero essere più avanti, anomalie climatiche, eccetera. Quindi sono poi fenomeni questi che non sono sempre stati, ci sono adesso, sono in intensificazione proprio perché l'uomo sta sconvolgendo tutto l'equilibrio naturale. Questa notizia che abbiamo appena dato, tratta dal centometrio.it, è un esempio di quello che poi vi ho detto. Dunque, questo è quanto. Vediamo se ci sono delle notizie dell'ultima ora che degno di essere portate in rilievo. No, non c'è nessuna notizia. Allora io direi a questo punto di chiudere ricordando questa nuova televisione che è nata a Roma, diretta da Giulietto Chiesa, Pandora TV, per un'altra visione del mondo. Pandora TV RT. RT è il grosso network intercontinentale via satellite, Russian Today, che verrà ritrasmesso in varie fasce orarie della giornata sulle frequenze di Pandora TV in lingua italiana. Pandora TV attualmente la potete seguire, le prime trasmissioni sperimentali sul sito pandoratv.org, innanzitutto è via web, per poi anche approdare sul digitale terrestre in collaborazione con le reti regionali private. Dunque, questo è tutto, però vediamo se riusciamo a fare un esperimento. Siamo in diretta, sono le 11:14. Vi ricordo che state ascoltando il notiziario Ecomondo 2000 della domenica mattina, che va in onda tutte le domeniche mattina alle ore 11 con le repliche ogni ora. E mi chiamo Massimo Bonella. In regia centrale c'è Rosario Moreno che lo provo a chiamare. Rosario, allora io so che ci sei, so che mi senti, so che se parli ti sentono tutti. Allora, una domanda qui da Pianeta Oggi TV. Una tua opinione su Pandora TV, su questo nuovo evento mediatico in Italia con una nuova informazione? Sappiamo che è diretta da Giulietto Chiesa, credo che sia, a mio avviso, l'ultima possibilità che il popolo italiano ha per avere un canale nuovo informativo. Una tua considerazione, Rosario. Una sola parola, Massimo, fantastico, Bene. fantastico. Ci voleva in questo panorama di, diciamo, di media sul network e sul digitale, quando approderà anche sul digitale a Pandora TV, un qualche cosa che uscisse fuori da questo coro mediatico che è uniformato al pensiero unico. Delle volte mi sembra di essere nelle dittature quando sento o quando ascolto TG o leggo anche dei giornali. Cioè, sono tutte le stesse notizie date nello stesso modo. Cambiano qualche virgola, ma alla fine è sempre quello il risultato. Pandora TV per me è una bellissima aspettativa perché adesso la seguirò tutti i giorni, perché già ieri quando mi hai passato il link sono andato sul sito e mi sono anche vista la presentazione di Pandora TV da parte di Giulietta Chiesa. E se le premesse sono quelle, io dico semplicemente che sarà una cosa meravigliosa, fantastica, e spero che al più presto approdino sul digitale, che entrino in tutte le case a livello nazionale.
Questo è il mio pensiero in questo momento, diciamo come primo acchito, diciamo primo approccio che ho avuto con questa realtà. Certo. Hai detto bene, tu giustamente sembra che tutti i telegiornali siano insomma uguali, sia un'unica informazione fra tutto questo enorme, come dire, parco di televisioni in digitale terrestre, no? Faccio riferimento soprattutto a quelle nazionali. Negli anni Ottanta si sono presi tutti i canali a disposizione e poi hanno creato questo monopolio e da lì c'è un'informazione a senso unico. Addirittura, cosa eclatantissima, circa un anno fa, hanno avuto il coraggio di tagliare anche un pezzo dell'UHF, tant'è vero che adesso si va più dal 21 al 69, ma dal 21 al 60. Ho sentito ancora voci in giro che vorrebbero prendersi altri canali per poi darli alla telefonia. Quindi qui hanno penalizzato le TV locali, addirittura hanno portato avanti, credo durante il governo Monti, la rottamazione, l'idea di la proposta di rottamare le TV locali, chi voleva chiudere, quindi rottamava, prendeva dei soldi. Questo vuol dire creare ancora più disoccupazione, questo è un fatto gravissimo, una politica sporca, una politica veramente errata, una politica da buttare via immediatamente. Ecco, questo è successo. Quindi se ora emerge una televisione nuova, con un'informazione diversa, fuori, una voce fuori dal coro che dice le cose come stanno, come ad esempio prima leggevo qualche news dell'Ucraina, e Giulietto Chiesa è veramente esperto sulla Russia e su tutto il mondo dell'est europeo, da tantissimi anni ha lavorato anche come corrispondente anche nelle zone più diciamo problematiche, quindi conosce perfettamente la realtà. Quindi ecco, ben venga questa nuova televisione associata poi anche a questo grosso network Russian Today, che è un network, ricordo, in lingua inglese, che nasce da Mosca ma ha una programmazione in lingua inglese, fuori dalle influenze dei partiti, eccetera, una bella televisione interconnettale, quindi la potremo vedere su Pandora TV con la traduzione in lingua italiana. Quindi questo è anche un prodotto esclusivo per l'Italia, veramente una novità in assoluto. Penso che anche tu poi ci potrai interagire, Rosario, con la programmazione di Pandora. Spero di sì, insomma, adesso vediamo, mandiamo avanti Pandora TV, eccetera. Io seguirò te come al solito, che tu sei non l'apripista, ma sei persona che sei molto più qualificata di me per seguire queste cose con Pianeta Oggi TV, insomma, che già so che ci sarà questa grande collaborazione tra Pianeta Oggi TV e Pandora TV, e quindi automaticamente sai il web network ci entrerà seguendo la scia di Massimo Bonella, o no? Certo, no, ti ringrazio, anzi poi benvengano dei contenuti anche all'interno della tua rete ed ecco che già cominciamo insomma a ragionare in modo costruttivo, molto bello veramente questa così, unione per un'informazione veritiera, senza le mezze verità, insomma per dare un punto di riferimento ai nostri radio e telespettatori, perché tu sei anche, lo ricordiamo per chi ci ascolta, sei anche non solo radio online ma anche TV online, ecco. E prima di chiudere, Rosario, volevo anche ricordare la prima trasmissione sperimentale nostra, in questo caso questo nuovo settimanale radiofonico denominato Spazio Aperto, che è partito mercoledì scorso alle 18:30. Certo. Ecco. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che sarà quindi un appuntamento fisso ogni mercoledì sera alle 18:30 con degli ottimi conduttori, dal dottor Ugo Lombardi, Antonella Intranò, i loro ospiti collegati in più parti d'Italia, sottoscritto qui a Pianeta Oggi TV, per dare le ultime notizie della giornata e naturalmente la regia centrale che coordina tutto. Tua, che poi anche tu puoi intervenire a fare delle domande. Insomma, mi dà l'idea di una trasmissione simile a TG3 Linea Notte, non so se sei presente, Sì, c'è un ce po' l'ho più. presente. Ce l'ho presente, Ecco. Massimo. No, sono molto contento di questa prima puntata. Scusami se ti ho interrotto. Scusami. Sono molto contento di questa prima puntata, che è andata benissimo anche a livello di ascolti, che ho fatto un sondaggio. E anche di qualche commento che ho ricevuto, insomma, sulla trasmissione. Ah, molto bene, ecco, anche da parte mia ho ricevuto alcuni commenti da più parte d'Italia, anche di quelle associazioni che poi conoscono gli ospiti che sono intervenuti
nella trasmissione Spazio Aperto, che insomma l'hanno trovata molto interessante da andare avanti in sostanza. Ecco, questo ci aiuta, ci sprona a fare sempre meglio, Rosario. Certamente, anche ti posso dire che su YouTube guardavo stamattina, quando l'ho postata su YouTube in pochi giorni ha raggiunto insomma un certo numero di ascolti, ho visto. Basta andare su YouTube, caricarsi Spazio Aperto e vedere insomma le persone che l'hanno seguita, almeno dai numeri che ci dà YouTube, cioè non li do io quei numeri. Certo. Quindi si vanno ad aggiungere a quel numero di persone che ci hanno ascoltato in diretta. Certo, quindi insomma, una buona partenza. Mercoledì prossimo avremo altri ospiti importanti in collegati, diciamo. E ricordiamo l'appuntamento, quindi ogni mercoledì sera a partire dalle 18:30 fino alle 19:30. Ecco, correggimi se sbaglio, Rosario. No, tutto ok, hai detto tutto bene, Massimo. Perfetto. Tutti i mercoledì dalle ore 18:30, Spazio Aperto, questa nuova trasmissione che già nella prima puntata ha riscosso un ottimo risultato di ascolto e soprattutto anche dei commenti, insomma, che ho ricevuto personalmente. E Ecco. anche tu, da quello che ho sentito, ne hai ricevuto dei Sì, commenti su questa esattamente. trasmissione. Ci sono alcune associazioni in giro per l'Italia, Centro Italia, Sud Italia, ma non solo, c'è anche siamo ascoltati anche dall'America Latina, dalla città di Rosario, che sono molto interessate al ricercatore reportagista Piergio Giocaria, che abbiamo avuto appunto in collegamento. Ieri era ad esempio in conferenza a Savona, oggi dovrebbe partire per il Brasile per altre conferenze, e lì naturalmente la differenza è che qui in Italia ci sono tutte le televisioni che vanno a intervistarlo, le televisioni più importanti, insomma, perché effettivamente è molto noto all'estero. E quindi queste associazioni erano sintonizzate con noi perché avevano appunto avuto la notizia che lui veniva intervistato da Ugo Lombardi, ed ecco che hanno poi dato la loro opinione, sono stati appunto, come dicevo prima, molto contenti. Quindi una partenza perfetta. Ricordiamo ancora allora ai nostri ascoltatori, appuntamento da non perdere, mercoledì prossimo a partire dalle ore 18:30. Da sciwebnetwork.it, poi il link ci sarà anche su Pianeta Oggi TV All News, e con appunto Spazio Aperto 18:30 fino alle 19:30. Poi se il discorso si fa interessante, magari si può anche sforare di 10 minuti, non succede niente. Non è No, vero, Rosario? sì, no, no, anzi, perché mercoledì scorso è stata di 1 ora e 22 minuti, insomma, la trasmissione, quindi vabbè che ci sono stati dei problemi, diciamo, tecnici diciamo, di collegamento con gli ospiti, però tutto è andato benissimo. Ma la cosa che mi fa anche piacere, Massimo, te lo volevo dire, è questo, che quando feci la domanda a Giulietto Chiesa, nella seconda parte della trasmissione, di questo bellissimo esperimento di Pandora TV, no? Dopo mercoledì tu ieri mi chiami e dici è partito sul sito Pandora TV, cioè siamo stati uno dei, diciamo, di quelli più vicini a dare anche la notizia nuova, no? Sì. Di questa bellissima realtà. Sì, infatti ci pensavo anch'io proprio ieri sera. Guarda, ne ho parlato proprio mercoledì, oggi è già partito il progetto. Speriamo quindi che decolli sempre di più. Ricordiamo ancora il link pandoratv.org. Bene, sono le 11:25, io direi di chiudere qui questa edizione un po' speciale stamattina, che abbiamo voluto dare spazio a questo progetto mediatico nuovo di Giulietto Chiesa, pandoratv.org. Io non mi resta che chiudere qui, volevo vedere se c'erano delle notizie dell'ultimissima ora. No, non c'è nulla. E allora chiudiamo qui. Rosario Moreno, io ti ringrazio per l'assistenza tecnica e per tutta la collaborazione con Pianeta Oggi TV. Ti auguro una buona giornata, altresì ai nostri radioascoltatori. Da Massimo Bonella, dunque, una risentirci nelle repliche. E un grazie anche da parte di Rosario Moreno di Saiuz, alias Saiuz. Ciao Massimo, grazie e un grazie a tutti quelli che ci ascoltano. Ciao Rosario, grazie ancora.